Posso parlarti del mio padre adottivo? Lui mi ha insegnato come costruire quella capanna. Mi diceva sempre che la ragione per cui gli esseri umani sono diversi dagli altri animali è perché noi cerchiamo sempre di avere idee nuove, di inventare delle cose. Anche Proteus mi ha insegnato tante cose, sai? Ah, sì? Mi ha insegnato come si fa a scivolare sulle distese ghiacciate, come cogliere i fiori e poi anche... Questi sono solo giochetti da bambini, Pipi. E che cosa c'è di male se uno gioca? Oh, non c'è niente di male. Niente. Ma vedi, sono cose... Oh, ha smesso di suonare. Non cambiare argomento, vorrei sapere che cosa c'è di male nei giochi. Niente. A te non piace niente di quello che piace a me, ecco! Pipi, dove vai? Torno a casa! Non andare da sola, è pericoloso! Non voglio più stare con te! Pipi, va dritta all'isola dei delfini, mi raccomando! Accidenti, che brutto carattere! Quando si sono incontrati, l'isola si è messa a cantare. Era così romantico. Ma che romantico e romantico. Sapete dove si trova l'isola, vero? Accompagnatemi là, dobbiamo riportarli subito indietro. Andiamo. Lucar. Cosa succede, Lucar? Dov'è Pipi, Toriton? Non la vedo. È tornata a casa. All'isola dei delfini, intendi dire? Sì, all'isola, certo. Perché? Perché lì non si è ancora vista. Non è ancora arrivata? No. Dove sarà? Forse potrebbe... Potrebbe essere stata portata via dalle correnti o catturata da Poseidone. No, non credo. Starà certo gironzolando qua intorno invece. Ascoltate, amici, dobbiamo dividerci e cercarla. Subito! Pipi! Pipi! Dove sei? Mi senti? Pipi! Cosa? Hai scoperto il nascondiglio di Toriton e della sirenetta? Bravo, accompagnami da loro. Ormai sono in mano mia. Seguitemi tutti. Toriton e la sirenetta non hanno più scampo. Andiamo. Ma dove vai? Dai, vieni qui! Preso! Era la sirena quella catturata dalla corrente! Presto, inseguitela! Thank you.
sono grata. Tu mi hai salvata, lo sai. Pipi! Pipi! Pipi, dove sei? Pipi! Ariton! Niente da fare, non l'abbiamo trovata. Forse è stata portata via dalla corrente. Ilu, non dire così neppure per scherzo. Ma abbiamo guardato dappertutto, te lo assicuro. È sciocco e inutile discutere. Quello che importa è trovarla e dobbiamo farlo. Pipi, dove sei? Mi senti? Pipi, Pipi! Dove accidenti ti sarà cacciata? Pipi! Colpa mia. La tratto sempre male. No, non è vero. Ariton! Corri, Ariton! Presto! L'abbiamo trovata! Dove? Ditemi dove! Abbiamo incontrato gli uccelli che fischiano. Ci hanno detto che Pipi è tornata sull'isola dei delfini. Cosa? È ritornata sull'isola dei delfini? Sì, Ariton. E noi che la cercavamo dappertutto. È sana e salva, per fortuna. La nostra Pipi è tornata a casa. Lucar, presto, torniamo sull'isola anche noi. Sì. Bravissimo, sei piccolino, ma conosci tutte le scorciatoie. È stato facile tornare all'isola dei delfini. Perché scappi? Pipi, dove ti eri cacciata? Come dove? Spiegami perché non sei tornata dritta a casa. Avanti, rispondimi. Non c'è ragione che io mi giustifichi con te. Sai che eravamo tutti preoccupati? Vi siete preoccupati per niente, sono qui sana e salva. Basta! Voglio che tu mi dica dove sei stata. E a te che cosa importa? Che cosa? Tieni! Che male! Ci hai fatti preoccupare inutilmente, sei una grande egoista, lo sai? L'ho sempre detto che sei un violento, nessuno mi aveva mai dato uno schiaffo. Un violento? Avrei dovuto decidermi a darti tante, ma tante sculacciate molto tempo fa! Oh, aspetta, Ariton! Non devi sgridarla così, la colpa è stata tutta nostra! L'idea di portarvi sull'isola che canta l'abbiamo avuta noi. Pensavamo che così avreste potuto diventare più amici. Non cercate di scusarla, la colpa è soltanto sua. Aveva il dovere di sapere che noi saremmo stati in pena per lei. Io non pretendo da te un'assoluta obbedienza, Pipi, ma devi renderti conto della situazione in cui siamo. Dobbiamo fare il possibile per rimanere uniti. Abbiamo dei nemici. È nostro dovere sconfiggerli e riportare la pace negli oceani, e questo vale anche per te. La pace? Quale pace? Tu uccidi, ecco! Io faccio solo il mio dovere. Devi capire che ci sono dei sacrifici da fare. Non pensare ai mari del nord. Se vinceremo la battaglia diventerai regina degli oceani. Dei tritoni. Questi due ragazzi cominciano finalmente a capirsi e a stimarsi. Se tra loro è veramente pace fatta, gli abitanti del mare possono avere fiducia nel futuro.